All'IFA 2016 abbiamo trovato lo stand di Pebble con il nuovo Pebble 2 SE. Questa è la versione basilare, quella che costerà in autunno 99 euro e quella che probabilmente è destinata a sostituire la variante Classic, il modello Classic che abbiamo apprezzato in tutti questi anni. Pebble è la terza generazione dei suoi smartwatch, perché sono effettivamente degli smartwatch che hanno anche funzionalità da fitness anche volute, ed è stata la prima azienda a credere in questo settore ed è l'unica al momento anche che ha ancora dei dispositivi con display always on. Qua vedete il suo schermo è un e-paper, non è un e-ink, è un e-paper, cioè usa quella tecnologia, però non è quella prodotta da e-ink, che può essere impostato in diverse modalità, protetto da un vetro Gorilla Glass. Adesso vi sto facendo vedere quelle che sono le modalità, così le impostazioni generali, ma se vado poi indietro e premo qua vi faccio vedere quelle che sono le app preinstallate. In questo caso io nell'applicazione con Android, con iOS posso cambiare tutto questo, posso gestire anche quelle che sono le watch faces qua, no, è bloccato, vabbè, ma insomma dall'app con il telefono posso gestire e cambiare diverse cose, anche appunto le schermate quadranti. L'orologio è molto leggero, molto carino, guardate anche l'app di TripAdvisor, giusto per farvi notare cosa si riesce a fare. Il cinturino è in silicone, si stacca facilmente, riesce ad essere convincente anche dal punto di vista del tatto, il retro è tutto in plastica e questo sì, forse ora provo a mettermelo al polso. La sensazione di plastica c'è effettivamente per questo modello economico, però ricordo che c'è anche la variante Time, magari ci spostiamo qua sul banco, vi faccio vedere, vedete un po' meglio quelli che sono. Questi sono soltanto dei mock-up, però ci sono diverse colorazioni, vi fanno anche vedere un po' la realtà, no? Anche il rapporto con le specifiche che riguardano due modelli, e qua ho il grande volantino, vedete, io la versione che vi ho fatto vedere è questa qua, 99 euro, 7 giorni di batteria, 30 minuti sott'acqua, quindi questo è usato anche per notare, il display che vi dicevo protetto dal Gorilla Glass, il microfono interno serve a rispondere ai messaggi. Ad esempio mi arriva un messaggio sul telefono, io premo qua il tasto, con il microfono detto il messaggio, lui lo traduce in testo, mi dà l'ok e io lo invio al telefono, mentre la versione, oppure con lo stesso microfono posso dare dei comandi vocali e può essere una cosa molto buona, soprattutto quando siamo magari fuori, in quel caso a correre. Oppure la versione HR e HR, 129 euro, che ha in più il sensore cardio che può monitorare per 24 ore su 24, anche quindi una cosa più evoluta. Infine, non è qua esposto, c'è il Time 2. È un peccato che non sia esposto, perché questo usa un display e-paper a colori, 64 colori. Chi conosce, chi ha seguito lo sviluppo di questi display sa che i colori in realtà sono molto sbiaditi, sono appena accennati. E quindi sarebbe stato interessante vedere il livello raggiunto adesso da questi display. Questo poi ha un cinturino più bello, ha una cassa più bella, 199 euro. Ma ad ogni modo questa è solo un'anteprima, perché noi abbiamo entrambi i dispositivi in arrivo, insomma da qua quando usciranno saremo tra i primi a provare a darvi delle informazioni più dettagliate, una recensione completa, insomma tutto quello che di solito facciamo con i dispositivi interessanti e in uscita, davvero appunto da seguire, perché potrebbe essere in un mondo di smartwatch che comunque sono sempre più belli, questo sì, però hanno ancora bisogno di una ricarica serale, questi che durano giorni possono essere davvero davvero un punto di svolta. Per maggiori informazioni comunque sullo stand Pebble AIFA 2016 vi rimando agli articoli che abbiamo appena pubblicato su hdblog.it. Siamo AIFA, siamo al penultimo giorno di fiera, però abbiamo ancora diversi video da mostrarvi, quindi continuate a seguirci.